pieno il mare. Ma anche la costa, ci sono 5 ristoranti del Pesce Azzurro: Cattolica, Senigallia, Fano, Milano Marittima e Rimini. E questa settimana noi abbiamo mangiato nel Pesce Azzurro di Senigallia. Sì, Senigallia, bellissimo, buonissimo. E io e Santinelli siamo usciti con una mongolara e quindi una storia tutta da raccontare e da vedere. Bello, siete andati a pescare le vongole. Sì. Che bello, che bello. Bellissima, un'esperienza bellissima. Immagino. Mi liberosa. Siamo a Senigallia, alla rotonda sul mare, qui a due passi c'è il Pesce Azzurro Show! Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona e t'accordi. Fred, dove è finito Fred? Sta a sentire, ti voleva attaccare un pilota, ma è stonato come una campana. Come ho stonato? È stonato, sembravi le campane di Sabio X, ma molto, molto. La gente è molto infastidita, è molto sdolorata da questa tua cantata. Sta zitta, non è vero, sono tanta brava. Vedo gli amici ballando. Ma scusate, ma Fred buon gusto, ci viene mai a mangiare, ma chi è? Mai. Non nessuno ha visto Fred. Niente, non si trova. E 50 anche l'aspetta, ma là alla rotonda. Ma andiamo alla rotonda, può darsi che lo troviamo lì. Adesso mangiamo, dopo andiamo alla rotonda a trovare Fred buon gusto. Vabbè, chissà dove sarà attaccato come una cozza in un pal. Buongiorno a tutti, sono le 6 della mattina, siamo al porto di Fano, stiamo partendo con la vongolara qui, siamo pronti, il faro è acceso, le vongolare stanno partendo, noi siamo sveglissimi, carichissimi per voi, per farvi fare un grande servizio, noi vi vogliamo bene, siamo tutti carichi, carichi, pronti, pronti, vero Jeffrey? Jeffrey, siamo carichissimi, Jeffrey, siamo carichissimi. Jeffrey, un attimo, il caffè è là, vieni Jeffrey, vieni, andiamo. Vieni, vieni, il caffè è là. Siamo pronti, andiamo. Vieni, andiamo, andiamo, andiamo. Vieni, vieni. 6 della mattina, siamo sulla nave che si chiama? Non è una nave, è una vongolara. Ah, una vongolara. La vongolara Cassiopea. I vassoi sono pieni, 5 portate golfe, cariche, carichissime. Con cosa iniziamo, Jeffrey? Andiamo con le alici. Le alici. Marinate all'aceto. All'aceto, buono. Scusate, posso attaccare un pilota? Dica, dica, io dica. Devo mangiare sempre con questa adesso. Che... Oh, signore. Guarda, molto sì. È molto scomodo. Ho capito, molto. Ma mica l'ho fatto apposta. Scusa, se c'ho il braccio ghiacciato. Ti potevi rompere una gamba? Almeno no. Stavamo meglio tutti. È giusta. Signora, come scusate, posso attaccare un pilota? Dica, dica, dica. Ma le alici marinate all'aceto, con cosa sono? Con l'aceto? Certo. Con l'aceto. Con l'aceto, buonissime. Mica avevo capito quanto sono buone. Con l'aceto, sono buonissime. Guarda, ti mangio proprio... Sono marinate all'aceto, proprio con l'aceto. Questo c'ha l'aceto, ti fanno dimagrire. Come le mangi dimagrisci. Dimagrisci, proprio digerisci, mangi. L'aceto brucia i grassi. Quanto sono buone. Tra l'altro volevo dedicarvi una canzone a tutti quanti. Che fa così per alici e poi fa va pensiero sulle alici dorate di questo qui in fronte tutte canzoni di Fausto le alici, Fausto e le alici che le canta. Aia. 3 2 1 sorge il sole. Ecco, ci siamo, quindi Gabriele, adesso noi abbiamo il ferro sta sbattendo, perché? Sì, perché è passata una barca che ha fatto le onde, la barca si muove,
purtroppo il ferro sbatte. Siamo pronti, il ferro sta per essere calato, Jeffrey. Adesso fa marcia indietro e scende il ferro. Eccolo, ecco che va giù, ferro è andato. Il ferro è andato. Adesso con la marcia indietro. Con la marcia indietro? Stiamo trainando il ferro. Ah, quindi andiamo sempre. Andiamo in marcia indietro fino adesso alla fine. Andiamo sempre a marcia indietro. Fino alla fine, fino al porto. Per 10 minuti. 10 minuti. Dopo tiriamo sul ferro. E vediamo che c'è. E vediamo le vongole che ci sono. Oh! Oh! Evviva! Evviva! Torniamo a casa perché evviva! Bravo Simone! Guarda che roba, guarda, guarda! Questa sì che è la buona, guarda! Guarda quanto carica! Ale! Evviva! Jeffrey, ha funzionato? Cos'hai toccato allora? Ha funzionato, di tutto ho toccato! Perché se non si pescano, giusto? Se non peschiamo 40 sacchetti, vero Simone? Non possiamo tornare a casa, è vero? Più ne prendiamo e più ritorniamo a casa. Vero, prima felice. Torniamo a casa. Però oggi se non prendiamo 40 sacchetti, Jeff, non si può tornare a casa, capito? Ci tocca dormire qua. Ci tocca dormire sulla barca. Alla grande, alla grande! Sacchetti come se piovesse, alla grande, guardate! Abbiamo trovato la zona buona! Buona, buona! Zona buona, vai, guarda, vieni, vieni a vedere! Fiumi di vongole! Niente, la prima filata non c'era niente, eravamo fuori zona, adesso qui abbiamo cambiato zona, c'è molto di più. E andiamo a casa prima. E andiamo a casa prima, benissimo. Guardate! Montagne di vongole! Le alici marinate alla cera, ma tanto come devo faccio fare? Anche la scarpetta io tra un po' delle alici, guarda che dirò. Chiariamo adesso? Io sono passata subito alla polenta alla marinara, no, buona, buona. Il secondo antipasto alla polenta alla marinara. Sì, sì. Hai frutto di mare, buono. Ci verso di qua, ecco così. Signora Pedotti, allora, praticamente c'è questa che mi importuna, com'è la polenta? Com'è questa polenta? Com'è? È molto buona. Sai qual è il segreto di questa polenta? È un po' lentina, è un po' lenta. Buona, tanto buona. Lo dice la parola. Polenta, lenta. La polenta è un po' lenta. Signora Pedotti, signora Rosa, invece la ricetta, lei è stata in cucina prima. Che cosa c'è dentro? Allora, tu prima fai la polenta, poi la fai asciugare, la tagli a scacchetti e la fai gratinata. Ma il sugo è buono. Il sugo e frutti di mare è una roba buona. Dunque ci va. Aglio, olio, peperoncino, quello sempre. Poi i frutti di mare, le cozze, i calamari, le vongole, il pomodoro, poi fai bollire, ma è buono, ma buonissimo! Quanto è buona, molto! No, poi dice la parola gratinata, è proprio gratinata! È proprio gratinata! È gratinata! È buonissima! Ma questi frutti di mare, mica. Quando si prendono i frutti di mare, quando si raccolgono? È quando sono maturi, quando la frutta è matura tu la raccogli, giusto? Certo, cosa la raccogli? E tanto se non è matura, non è buona! E dove, signora Pedotti, dove si raccolgono? Sentiamo questi frutti di mare? È sull'albero! Certo, la frutta sull'albero! La frutta sull'albero, quando è matura! Siamo in compagnia del grande chef stellato Mirko Ioni. Ecco, signor Mirko, siamo in linea diretta. Aspetta che mi sei incastrato la cosa, un tecoso, aspetta un attimo. Cos'è? Aia! Aia. Caboia. Non è niente, ho fatto male. Pezzo del cranio. Mi si era incastrata la mano un tecoso. Nel forno. Del forno. Aia, dai che non è niente, non è niente. Mi cosa un po' la testa, mi cosa adesso. Perché ho dato una bella dato una bella cragnetta. A chi fa succede, chi non fa. Bravo, chi fa cosa e chi non fa non cosa. Allora, salve a tutti, sono Mirko Ioni, vi chiamo qui dalla colonia estiva di Porto Potenza Picena. È veramente un piacere per me. Ma come, scusi, ma lei lavorava nella scuola, lei, alla mensa? Sì, no, la scuola purtroppo è successa una cosa molto brutta, è caduta. No, cos'è accaduta? Si è cosata? Se la scuola? Si è incendiata. No, cos'è incendiata? Questi fioli, puriti? No, si è cosata? No, no, se... C'è presente quando fa la cosa, quando
quando se cosa, che se cosa le robe, no? Non mi fa. E non capisci, c'è la gatta, cosa succede? Mi fai cosa oggi? È un po' che non mi ma è lei che non le vengono le parole. Si è cosata la scuola. Si è allagata, si è allagata la scuola. Ecco. Però non me cosi sempre, mi stai sempre sopra come un coso. Abbi pazienza. È lei che non dice le parole. No, oggi già è una giornataccia, c'ho mi fiola pureta, non si è cosata, non è cascata giù dal coso, si è cosata tutta. Dalla bicicletta. Melissa, ma te rendi conto, quella è ogni caduta. Giorno, una ne fa, cento ne è caduta dalla bicicletta. No, non è caduta dal coso, è caduta dal coso. Da dove è caduta? Dal motorino. Le accusava, no? Fuori dal coso? E accusava? Se vede, non lo so. No, capisco, l'ha però. La chiamata, boh, si è accusata. Da dove è caduta? Non ho capito. Quelli sono gli incidenti che capitano quando una. Non, siccome non sta attenta a Melissa, allora si è accusata. Vabbè, andiamo avanti. Allora, oggi avevamo pensato di fare una cosina un pochettino particolare, un po' ricercata, proprio tipica delle nostre cose. Allora. Zone, delle nostre zone. Delle nostre zone, bravo. Allora. Queste sono i famosi cosi con i cosi? Sono i cosi. Gnocchi. No, gnocchi. Ravioli. No. Non so. Mi viene adesso i cosi, no? I paccheri. No, i cosi, porca poi non mi viene i termini oggi. I cosi, i tortiglioni. No, i tortiglioni, i cosi, quelli piccolini, i cosi. I sedani. I sedani, vabbè, quella cosa, no? Che questa fresca, come si chiama? Cosa. Ma cos'è? Vedi questa? Il prosciutto. Il prosciutto. Non vedi questa? Come si chiama? La mortadella. Dammi i sedani con la mortadella. Sedani con la mortadella. Mai sentiti? Anna Mariana, oggi però è faticoso, perché un po' mi cosa la testa, vabbè. Allora, i sedani con la cosa, come si fa? Allora, prima di tutto c'è bisogno tanto dei sedani, tanto devi prendere i sedani. E poi, altro ingrediente fondamentale è la cosa. È la mortadella. La mortadella. Quindi devi pigliare i sedani e la mortadella. Allora, se fa presto, in pratica te metti la cosa, i sedani, butti giù pure la cosa, cosi un po' tutto, è pronti. Allora, per agevolare, anche per esigenze televisive, ecco qua, guardate che piatto coso. Non si presenta tanto bene, non però. Non è coso? Ma insomma, no, se dice che è una specialità io mi fido. È carino, è fresco, è tutto, capito? Fai sempre la tua porca figura, metti questo in te la cosa e cioè, fai un figuro. Adesso sentiamo proprio, un attimo. Non è vero. Esciappi no. Come cosa? Esciappi come cosa lì? Come si chiama? Come... Ma tanto con la mortadella come fai? Ma non ci ho messo il coso. E cos'è che non esciappi questi? Il sale. Non ci ho messo il sale. Non ci ha messo il sale per niente. Come si chiama quella racchia, quella cosa? Esciappi come cosa? Come Raffaella Fico, è presente. Allora, quando ti capita sta cosa, te devi cosà con la testa, ti devi, no? Ingegnare. Allora cosa fai? Apri il tuo sportello della cucina. E non c'hai i sughetti pronti del pesce azzurro, cibi da mare, guarda qua cosa mi è capitato. Sgombere ceci, va. Pesce azzurro. Parte dal mare, arriva al cuore. Si pesca sempre dalla stessa parte? Dove si pesca? No, c'è un consiglio amministrativo che alla sera decide, dei consiglieri che decidono le zone in cui si va a pescare, per lasciare il prodotto, diciamo, un po' per smaltirlo durante le pescate successive. Quindi per non esaurire tutto quanto le vongole in una zona. Sì. Quindi oggi siamo a 600 metri, sì. Domani potreste andare dove? A 1000. A 1000, per dire. Adesso qual è la misura minima adesso che avete fatto? 22 mm. Prima quant'era? 25. 25. Adesso quindi... noi ancora continuiamo a pescare 25. Poi 25 ancora, sì. Poi 22 ancora le buttate. Sì, 22 no, un po' ce ne rimangono, ma poche per stare più sicuri, più diciamo, con la legge. Ma... Quindi con Simone, le vongole sono più grandi, giusto? Sì. E più buone. Più buone. Con Simone, le vongole sono molto più buone. Allora, voi direte, di tutte queste vongole qua, quali vengono tenute e quali vengono buttate? Allora, sopra al 25 che raccogliamo qui a Cassiopea c'è questa, tutte le altre piccoline così, bomboline inclusi, le buttiamo a mare, quindi di tutto quello rimane questo, ma subito immediatamente vengono ributtate perché ricrescono e domani le verremo a prendere che saranno 25, 26, 27, 28, 29, 30, questa è sopra 25 e ce la possiamo mangiare. Sporcato! Ma il sugo è fatto di pomodoro, ci si sporca! Porca miseria! Allora, questo è buonissimo, cos'è Jeffrey questo qua? Cosa sono? Eh?
chitarrine, sgombri e ceci. Sì, buone, queste sono buone. Buone, veramente buone. Eccezionali. Tu lo sai come le fanno queste? Andiamo a vedere. Siamo andati in cucina prima, dai, guardiamo, dai. Guardiamo. Vedi un po' come fanno le chitarrine, sgombro e ceci. Sono buone. Senti Orietta, qui siamo alle terme del pesce azzurro di Senigallia, qua. Vedi? Qui c'è benessere in tutto e per tutto, nel mangiare e nella salute. Io perché c'ho il raffreddore, vedi, faccio i soffidini. No, signore, siamo qui, siamo in cucina, non siamo alle terme. Ma cosa? C'è la nostra amica che sta cucinando, che cosa stai preparando? Sto facendo il sugo a sgombro e ceci. Ah, non è, pensavo fosse per gli impacchi per le ossa, pensavo le terme. No, signora. Che c'è qua del sugo? Adesso io ci metto la faccia. No, sentiamo. Fermi, sentiamo un attimo che cosa c'è dentro come ingredienti, sentiamo. Allora, gli ingredienti sono aglio, peperoncino, pomodoro, ceci e sgombro. Ceci e sgombro. E un po' di prezzemolo. Siamo pronti aglio, per... Aglio, peperoncino, poi sono anche i vecchi, trucchi. Signora, andiamo subito ad assaggiarlo. Andiamo subito ad assaggiarlo. Ceci e sgombro. Guarda quanto è bello, posso girare? Che roba bella, che profumo. Non c'è la televisione che si sente... olfattiva, no, vero? Perché il profumo è buonissimo. Adesso ci vado io, detto con la faccia. Signora, deve essere... ti avvero con quei capelli, allora basta. Mi ci mergo tutta. Basta. E come avete visto, il bagno seleziona le vongole superiori a 25 mm. E tutto il resto viene ributtato in mare dalle vongole più piccole, vedete i granchi vivi, ancora vivi, vengono buttati in mare attraverso questo tubo e anche le stelle marine, eccetera, che continuano a vivere e a ripopolare il mare, vedete, immediatamente ributtati in acqua. Il mare Adriatico è un mare vivo, sano, dove ancora crescono tonnellate anche di stelle marine, e Jeffrey, le stelle sono tante, milioni di milioni, ma quelle del mare Adriatico sono le migliori e noi le ributtiamo subito a mare. Ciao ragazze, tornate alla grande, alla grande. Anche Jeffrey è andato. Ciao Jeffrey, salutami le ragazze. Ciao Jeffrey. Da dove venite? Da Terni. Vi chiamate? Cristina. Mauro. Vi piace il pesce? Sì. Sì. E il piatto del pesce azzurro preferito qual è? Di oggi? Sì. Di oggi a me mi è molto piaciuto lo sgombro in salsa verde. E a lei invece? Le cozze gratinate. Ciao. 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 E come vi chiamate? Andrea. Veronica. E venite da? Arezzo. E allora perché uno dovrebbe venire a pesce azzurro? Dici un po'. Perché si mangia bene, si spende il giusto e un bel posto. Buongiorno, come si chiama? Mariani Alberto. E viene da? Milano. Piatto preferito del pesce azzurro? Le vongole alla puretta. Nome e cognome? E vieni da? Bravissimo, piatto preferito del pesce azzurro? Siamo al momento dei secondi, il primo dei due secondi, che cosa abbiamo? Abbiamo il fritto buonissimo. No, guarda, fritto. Non il fritto, guarda che fritto. Una valanga fritto di fritto. Con le mani. Io lo mangio con le mani. Io ci metto più. Io ci metto il limone. No, ci sono anche i ciocciani, ci sono i ciocciani, del fritto. Fritto con i ciocciani. È pieno di anelli il tuo fritto, è pieno. Io sai cosa faccio gli anelli? Le porto via un po' per le mie figlie, l'Antonella, la Donatella, l'Ornella, perché non sono mai moroso, almeno l'anello glielo regala mamma, ecco. Ma per credo, sono brutte come un corpo. E non è vero, è belle, che nessuno le vuole, ecco. Io volevo dire che questo fritto è buonissimo. È buonissimo e con questo spazio di è buonissimo, si mangia con un boccone. Ma non si è capito niente, mi sa, cosa ha detto?
possiamo buttare, io si vuole. Pensavo che avanzava, era il 41, dietro lasciamo qua. Con tutta quanta l'equipe della Cassiopea abbiamo pescato delle vongole, però facciamo così: queste vongole sono chiuse, si possono buttare a mare, quelle aperte invece si possono portare e vendere. No, perché erano chiuse? Chiudi un attimo, c'è un'incompressione che non va bene. Dove l'avete messo? In acqua. Santinelli non sa neanche nuotare. Dagli salvagente. E dulcis in fondo il trionfo del sardone, del sardoncino. Questa è la grigliata azzurra, questo è il piatto principe del pesce azzurro. Tutti i giorni, pranzo, cena, c'è sempre, è un secondo fisso. Lo sai, ti volevo attaccare un pilota. Sono venuti due nuovi vicini di casa, a casa mia, si chiamano Poggio. Poggio? Loro sono sardoni, ma come questi. Sì. Sono sardoni, no, capito? Ma quelli è della Sardegna. Pensa alla coincidenza. No. Ieri qua, perché io però questo gesso non riesco, allora lo tolgo. Oh, che si fa molto meglio così. Oh, andiamo bene. Cosa avete preso? Tutto, 2, 26. Un euro di resto. Fare con le vongole, cosa ci si può fare a parte lo spaghetto con le vongole? Con le vongole si può fare tutto, però se dove vai tutti chiedono i spaghetti alle vongole, sembra che si può fare solo i spaghetti. E invece? Invece non è cosa così. Cosa si possiamo fare? Se noi prendiamo i spaghetti e le vongole, ci facciamo i spaghetti, ce ne vuole una quantità minima, però se facciamo la polenta con la polenta, le vongole, ce ne vuole una quantità maggiore. È molto buona. Oltre alla polenta cosa molto possiamo buona. Fare? Molto buona. La pasta al forno ci possiamo fare? La pasta al forno possiamo fare, con il dolce con le vongole anche? Il dolce no. Il dolce con il dolce no, non è. La pasta la puoi fare come vuoi. Mattina, in bianco, in rosso, come vuoi. Quindi prima di partire quando la fai mattina la soppa e il brodetto, se te ci metti 10 vongole, la soppa e il brodetto, come chiamiamo noi, viene molto più migliore. Le vongole dovunque. Le vongole vanno messe da tutte le come parti. Il formaggio, voi prendete le vongole, le buttate sopra dove capita, come formaggio le vongole sono buonissime. Bravo. La barca viene divisa in carati, come funziona? 24 carati. 24 carati, vale una barca, giusto? Vale una barca, il totale di una barca è 24 carati. Quindi il raccolto viene diviso per 24? Sì, però se io ce ne ho 5, te ce ne hai 10, alla fine del mese io prendo per 5 e te prendo per 10 carati. Secondo i carati, se io ne ho tutte 24. Tutti quattro. In questo caso di chi sono i carati? Vediamo un po' di chi sono i carati. Per chi compra? No, ma dipende. Lei chi è? È il proprietario. È il proprietario. Vedi 24 carati. A 24 carati. 48 carati. Ma 48 barche. Ma tutte quante le barche, quindi chi sono? Le sue sono? Le sue. Sono le mie. Il re. 100 carati. Il re delle vongole. Il re delle vongole, guardatelo. Il re delle vongole. Come va via con le saccocce piene. Siamo pronti, è il momento del tutorial per riuscire a capire come funziona, come si legge il menù del pesce azzurro. E abbiamo il nostro attore Provetto, il nostro grandissimo grande attore. Prima di tutto c'è un bel fogliettino all'ingresso dove ci sono scritti tutti quanti i menù della settimana, giorno per giorno, mese per mese. Ma vediamo subito che come è fatto questo menù. Prego, vieni, appoggiamo qui alla signora i volantini, che così se lo studia per bene, saluta. Ma iniziamo subito con i piatti, la polenta, c'è la polenta alla grigliata, la polenta grigliata alla gratinata alla marinara, bravissimo. Ok, poi abbiamo le cozze prezzemolate, queste ci sono il martedì, il mercoledì, delle cozze eccetera. Ma c'è le cozze anche gratinate all'arancia, sempre cozze. Ma i tagliolini alle vongole, i tagliolini e vongole ceci, e poi abbiamo il risotto ai frutti di mare. Andiamo avanti, ci sono gli strozzapreti alla pescatora. Calma, va bene. E poi abbiamo le chitarrine a sgombri e ceci. Che bravo il nostro attore.
dire. E poi abbiamo anche lo sgombro, olive, capperi e pendolini. Sgombro alla salsa verde, sempre sgombro. E poi abbiamo le seppie con i piselli. Questo non questo lasciamo stare. Poi abbiamo il fritto ai calamari. Fritto ai calamari. Fritto ai calamari. Ma che bravo questo nostro attore. E soprattutto abbiamo anche il filetto dorato con patate a forno. Ecco, bravissimo, bravissimo. E l'ultimo, ma non l'ultimo, abbiamo le vongole alla puretta. Le vongole alla puretta. Che serve? Non le conosce, non lo sa, non le conosce le vongole alla puretta, ma sono buonissime le vongole alla puretta. Vabbè, salve, grazie, grazie, è dispiaciuto. Guarda come sta male, piange addirittura, non mi dice che piange, non sa le vongole alla puretta, mi dispiace, lasciamo il nostro attore. Il dolce. Per... sorbetto. No. Cos'è sorbetto? No, le cose, come si chiama? L'amaro. Non amaro proprio, le cose, Whisky, whisky. No. Caffè, avevamo non detto. Non è caffè, è la cosa. La cosa, la... come si chiama la cosa quando dici, voglio una bella cosa. Tazza di orzo in tassa grande. L'orzo in tassa grande. Caffè corretto. Magni il pesce e dopo, alla fine c'è sorbetto. No, c'è la cosa, no? Tovagliolo. La pasticca, per digerire. Cos'è la pasticca? Che ne so? La cosa, quella... quella roba calda che te cosa che no? ti aiuta a digerire. Ti aiuta a digerire. Allora c'è l'amoretta. È l'amoretta. Dica però subito, l'amoretta. Allora, ecco, due amorette. Che stamattina, non sai, Melissa, Fiola, cosa ha fatto? Che ha fatto? Se stava da in casa, no? Se stava da il coso. Il coso che? Il coso. Lo smalto. Le mani. E lui ha cascato un coso dalla testa. No. Che è cosa? Un coso. Un soprammobile? No. È lampadario. È lampadario. Lampadario, no. Dispiace. Pareva chi? Chi? Come si chiama cosa? Parietti, no? No, la Parietti, la cosa. Marina. Una bella passeggiata per digestiva, eh? Ma che mangiamo questa sera? Di un po'? Il pesce azzurro da sporto, ma sempre! Andiamo! Ha visto il signore Rosso la vongolara? Ma hai avuto il mal di mare? Io no, Santinelli aveva il mal di mare. Ma c'era il mare liscio come un olio quel giorno. Vabbè, se uno non è portato. Lo so, comunque bellissimo, anche se in Italia sono stati bene, la rotonda, tutto bello, tutto bello. Evviva il nostro mare Adriatico, evviva. Evviva il pesce azzurro. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma non si sa da quale ristorante dei 5 ristoranti vedremo del pesce azzurro. Vedremo se in Italia o Ancona, no, Ancona non c'è. No. La Senigallia, cattolica, e fanno pesce azzurro show. Alla prossima settimana. Ciao belli.